Bollicine di Natale, bollicine di Natale, bollicine di Natale. Yeah! Questo è il luogo delle strisce nuove, vedete che ieri ci sono state molte persone che hanno infranto la regola delle strisce appena messe. Oggi è venerdì, già alle 9 di mattina, cioè adesso, ci sono un po' troppe macchine per strada, perché al telegiornale, di cui tutti sono dipendenti, il telegiornale è una dipendenza qui, no? Allora, al telegiornale hanno detto che probabilmente a partire da lunedì arriva un lockdown totale o qualcosa di molto simile, perché purtroppo ieri qui abbiamo avuto un numero di contagiati di 10.000 persone superiore al numero di contagiati che c'è stato ieri in Italia, e quindi non va bene, no? E quindi sono state annunciate mega misure di difesa dal virus, di tentativo di difesa dal virus. Poi l'altra cosa assurda che sta succedendo in questi giorni è che un po' in tutte le città, nei centri città di sera, c'è un divieto, cioè la gente deve rimanere a casa, no? E invece che cosa succede? Succede che gruppi di giovinastri dai 17 ai 20 anni, proprio teenager, tipo Arancia Meccanica, si precipitano tutti in gruppi grossi di 200-300 persone, si precipitano tutti in città e si mettono a sfasciare tutto quello che trovano sul loro cammino. E questa cosa, cioè, anche è un po' strana. E qui i bambini hanno scritto Frohe Feiertage, che significa buone feste. Siamo al Müller, i trucchetti del fine settimana. Sempre alla ricerca di una qualche salsa che sostituisca la panna per i tortellini, che qui non c'è. E la salsa di soia che vi ho fatto vedere qualche frammento di video fa è la soluzione praticamente ideale, anche se a me la soia fa schifo, però cioè la soia come sapore non mi fa schifo, mi fa schifo tutto quello che c'è intorno alla produzione di soia nel mondo. Però la salsa di soia è la migliore perché gli ingredienti sono meglio di tutti gli altri velenosissimi ingredienti che ci sono nelle salse bianche, nei condimenti per pasta e verdure in Germania, e inoltre costa 85 centesimi e, come si direbbe in tedesco, è molto ergiebig, ossia una piccola quantità può condire una grande quantità di roba da mangiare. Cardigan di H&M, pantaloni con delle strane figurine, qui non so se si riesce a capire qualcosa delle figurine che ci sono su questi pantaloni. Comunque, pantaloni di Promod e basta, questo è tutto. Che facciamo? Il portale, le bottiglie. Yeah, bravo! Thank you.
Volevo comprare il trio di palette natalizie approfittando della Glamour Shopping Card questa settimana, 20% di sconto, però purtroppo sono andate esaurite le palette di Natale, sto dicendo, ve le ho fatte già vedere, ve le ho mostrate in un altro vlog e sono scomparse nel giro di qualche ora e quindi adesso sono esaurite. Sto ponderando l'acquisto dell'Amazonian Clay Foundation, Powder Foundation, il fondotinta in polvere minerale, sempre di Tarte, che è molto molto famoso, perché costa 30 euro e passa, ma con il 20% di sconto meno. Buio! Molto buio! È buissimo! Buonissimo. Che ore sono? Sono le 6. Grazie. E questa è la seconda parte della spesa. Mini bottiglina di olio perché non sono riuscita a trovare l'olio che compro di solito. E poi pasta all'uovo fresca. E poi forelle, ma io non mi ricordo adesso come si chiama forelle in italiano, comunque un pesce. Trota? Boh, non mi ricordo per niente. Wie heißt das, das du gerade isst? Pfälzerwurst. Una salsiccia da spalmare. Una salsiccia da spalmare. Kannst du salsiccia zeigen? Salsiccia. Wow, sagst du sehr gut. Grazie. Salsiccia da pamare. O lavoro, senza. Voglio di me, fatti. Di fegato. Beh, leba. Leba heißt fegato. Questa salsiccia da spalmare. Ehi, creatura! Creatura. Come si chiama? Eva. Bravo! Maschere estese ad asciugare.